giornata dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento. L'iniziativa, in occasione della giornata mondiale sulla salute mentale, si è svolta al San Donato di Arezzo ed ha coinvolto la rete delle strutture sanitarie italiane, premiate con i bollini rosa per ospedale a misura di donna. Quando si parla di salute mentale per le donne si dice sempre si lega a fattori biologici, ad esempio la crisi postpartum, la menopausa o altri fattori, e non si tiene invece conto di fattori che sono ben più importanti, che sono tipici delle donne, ad esempio il grande stress del doppio lavoro in casa e fuori, il tema dei maltrattamenti a cui molte donne, troppe donne sono sottoposte, che sono tutti elementi che creano gli elementi appunto della depressione e del disagio mentale. Quindi è bene parlarne e soprattutto imparare da parte del mondo medico, della ricerca, ma anche della stessa farmacologia, di tenere conto che, appunto, insisto, poiché le donne e gli uomini sono diversi, i nostri corpi hanno reagiscono in modo diverso, è bene che anche intorno alla salute mentale si adotti questo tipo di atteggiamento. Un incontro dibattito che ha visto l'alternarsi di interventi di specialisti del settore, prendendo in carico dunque la salute mentale delle donne in ogni suo aspetto. La depressione postpartum è uno degli episodi più conosciuti. Purtroppo i fatti eclatanti accadono anche sulla scia di altri fattori che complicano il periodo perinatale. Le donne sono sole. Il risultato di questa solitudine è spesso una percezione di inadeguatezza a essere madri. Non c'è più una rete familiare e in questo noi dobbiamo essere abili a intercettarle precocemente e a fornire dei servizi che li accompagnino almeno per tutto il primo anno di vita del bambino.